Ciao ragazzi, sono il professor Francesco Maggiore. Oggi è l'ultimo video che dedicheremo allo schema motorio di base afferrare e lanciare. Quindi vi procurerete una palla, qualsiasi palla, da calcio, da volley, da basket, come volete voi. E il primo esercizio che farete è questo, semplicissimo. Dovrete lanciare verso l'alto la palla, lanciarla verso l'alto e ribloccarla e riprenderla, ok? Lo fate per 10 volte. Dopodiché, mano a mano che prendete confidenza, fate questo: lancio, batto la mano e la riprendo, ok? Dopodiché, esercizio successivo, lancio, 1, 2 e la riblocco, ok? Quindi il primo gioco che andremo a fare è riuscire a fare più battiti di mani lanciando la palla in aria. Poi mi fate sapere quando ne riuscite a fare più battiti di mani. Poi, a livello proprio di memorizzazione del gesto, ci sono diversi tipi di lancio, ok? Se state in coppia potete divertirvi a fare questi tre lanci. Il primo è lancio partendo dal petto, quindi lancio la palla verso avanti, ok? Se state da soli potete fare questo, la lancio e corro a riprenderla. Poi il secondo lancio, piedi uniti, la palla va da dietro la testa, va verso avanti e poi corro a riprenderla. E il terzo lancio è laterale, un po' alla rugby. Da questa posizione, piede sinistro avanti, destro dietro, se la lancio da con la mano destra e la mano sinistra sotto, è questo qui. Lancio laterale, come se volessimo buttarla, e la ricorro a prendere. E l'ho alternato una volta a sinistra e una volta a destra. Però ripeto, questo esercizio è preferibile farlo in coppia, alla giusta distanza, ok? Poi, come ultimo gioco, vi procurate una pallina al tennis e fate questi due giochi, vediamo se riesco. Allora, il primo è questo, dovete riuscire a lanciare la palla verso l'alto, sia questa leggera che questa pesante, quindi si crea uno squilibrio a livello di peso. La lanciate in aria e fate questo, uno, e la riblocco, ok? E lo provate, l'obiettivo vostro è riuscire a bloccare in contemporanea e provate a lanciarle sempre più in alto, vediamo se ce la fate. Poi, il terzo gioco è incrociarle, quindi far passare la pallina da tennis sulla mano sinistra e quest'altra palla sulla mano destra e fate questo. Quindi lancio, avete visto? Alla fine ho sbagliato pure io. Riproviamo, la lancio di qua, vediamo se riesco, questo è l'ultimo tentativo, da così, e la riblocco, ok? Ed in questo caso io ho fatto un po' il furbo, ho cercato di tenere la palla un po' più pesante più bassa e quella più leggera più alta. Però questi sono i tre giochi che andremo a fare. Fatemi sapere come va. È stato un piacere ragazzi e ci vediamo